Sindaco, un territorio poco conosciuto probabilmente in Capitanata, ma che ha da dire tanto. Sì, quest'oggi siamo qui proprio per far conoscere il nostro territorio alla città di Foggia e alle sue comunità limitrofe, proprio perché tante cose ci accomunano, soprattutto il periodo angioino che andiamo a rappresentare nella manifestazione del 26-27 ottobre, le giornate medievali. Quindi stiamo cercando di farci scoprire in più posti d'Italia. Abbiamo visto che in questi 20 anni di manifestazione dalla vicina Puglia arrivavano soprattutto dal Brindisino, dal Leccese, dal Barese, dal Taranto. La città di Foggia, forse perché anche noi sbagliando ci siamo fatti poco conoscere, non c'è stato quella risonanza, quella anche se ci accomuna anche la vicinanza, perché siamo a 100 km con una strada che è facilmente percorribile, una strada di 100 km in un'ora, un'ora e dieci si può arrivare a Brindisi, quindi siamo qui proprio per questo. In realtà Brindisi Montagna ha veramente tanto da raccontare: la storia, il territorio, l'enogastronomia, il castello che è bellissimo, Fittipaldi Antinori. Noi come amministrazione, io sono sindaco da qualche mese, ma da 10 anni che faccio l'amministratore, da vice sindaco e assessore alla cultura, abbiamo puntato tutto sulla storia, sulle tradizioni, sull'enogastronomia, legandole, perché hanno un legame imprescindibile, perché noi siamo... Dobbiamo farci conoscere per quello che abbiamo, le nostre peculiarità sono quelle, una dei monumenti storici che sono stati restaurati da poco e che comunque sono ritornati ad essere vissuti, è da quelle che sono l'enogastronomia. Le zone interne, un po' tutte le zone interne del centro-sud, sono famose e sono anche apprezzate per quello, per la storia, le tradizioni e l'enogastronomia, quindi noi non facciamo altro che fare quello che ogni piccolo borgo deve fare per attirare turisti. Allora, il castello Fittipaldi Antinori è stato restaurato il 13 ottobre del 2018, dopo una decina d'anni di lavori, e ora sta ospitando tante manifestazioni, dalle rassegne letterarie, dalle rassegne musicali, dalle queste giornate medievali, dove il castello sarà il fulcro dell'iniziativa e che sarà allestito con una sala del trono, una sala degli ospiti, la sala degli armigeri, quindi la sala della tortura. Quindi il visitatore può veramente riscoprire la vita del XIII secolo, che c'era in tutto il sud Italia, in tutto il regno di Napoli, il regno di Napoli. Quindi noi diciamo siamo al centro di quello che era la vita del regno di Napoli di un tempo. Sabato e domenica, giornate medievali, non ci sarà soltanto il castello ma tutto il borgo, che poi tra l'altro è bellissimo e bisogna visitarlo assolutamente. Sì, oltre al castello, come ho detto prima, tutto il borgo sarà allestito con accampamenti, mercato, antichi mestieri e le antiche locande dove si può assaggiare del buon cibo e bere del buon vino. Vi aspettiamo. Quando una manifestazione giunge alla 21ª edizione vuol dire che ha un buon successo, vero? Sì, il segreto è proprio nella comunità di Brindisi, che ha creduto fin dall'inizio in questa manifestazione, quindi sia le varie amministrazioni che si sono avvicendate in questi anni. E il segreto sta nel progetto anche nel Parco della Grangia, che ha avviato, diciamo, lo sviluppo culturale del nostro territorio. Quindi un ringraziamento va a tutti questi anni passati, a chi ci ha creduto fin dall'inizio. Il sindaco ha parlato un po' delle giornate medievali. Quello che si chiedono molte persone: sarà una kermesse adatta anche ai bambini? Sì, i bambini, diciamo, sono i veri protagonisti. E allora le giornate medievali danno la possibilità di trascorrere 2 giorni appunto nel Medioevo: giocolieri, antichi mestieri, macchine della tortura, rievocatori, serpenti, fakirismo, cortei di investitura, combattimenti, c'è un po' di tutto. Si parte da sabato mattina alle 10 con l'apertura del castello e i suoi rievocatori. Poi si prosegue nel pomeriggio con gli antichi mestieri e alle ore 19 l'immancabile appuntamento con la falconeria. Ci sarà uno spettacolo di falconeria appunto proprio per i ragazzi.